tutti e bentornati in Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. Come ricordate, quella di quest'oggi sarà una puntata un po' diversa rispetto a tutte le altre alle quali eravate abituati. Quest'oggi infatti parleremo di vari argomenti, ma soprattutto ci concentreremo su quelle che sono state le vostre richieste, sia quelle che avete scritto, che avete commentato nello scorso video, nella scorsa puntata, sia quelle che ci sono state rivolte in assistenza. Ci concentreremo prima sulle due domande che più ci avete richiesto finora, soprattutto appunto durante il mese di settembre. Successivamente parleremo anche della domanda che più ci avete posto nella scorsa puntata e le più attente, leggendo i commenti, potrebbero già immaginare di cosa parleremo. Parleremo poi di una novità e poi ci sarà qualcuno quest'oggi che mi farà compagnia. Ma iniziamo subito, non voglio svelarvi altro perché vi consiglio di vedere davvero per intero tutta la puntata e non perdervi nulla, perché ci saranno molte novità, molte cose importanti, informazioni utilissime. Iniziamo subito la puntata di oggi di Tessiland Condivision. Allora, la prima domanda, che è una di quelle che davvero ci ponete in continuazione, è il filato giusto da adoperare per realizzare una copertina. Abbiamo già parlato durante il periodo estivo, però durante il periodo invernale è una, probabilmente se non la, domanda che ci ponete più di frequente. Per realizzare una copertina, e quindi si presuppone comunque per un neonato di una grandezza solitamente 70x90, però poi ecco, il tutto dipende sempre dalla mano, dal filato che utilizzate, dal punto, che diciamo che ecco, e la quantità necessaria è questa, dei 250 e 350 grammi. Il filato da utilizzare, la prima domanda, come sapete, quando ci scrivete in chat, che vi facciamo è: quale numero di uncinetto volete utilizzare e se in tinta unita o sfumato. Diciamo comunque che, visto a chi è destinata questa copertina e quindi comunque bimbi con una pelle molto molto delicata, sicuramente avere una tipologia di lana che sia altrettanto delicata, sia per il contatto proprio direttamente con la pelle e sia per il modo in cui viene lavorata, filati appartenenti alla linea lana baby sono quelli più adatti. Detto questo, affrontiamo anche la questione pizzicore. Il pizzicore è una sensazione, pertanto è del tutto soggettiva, quindi non possiamo dirvi un filato che è super morbido e che sicuramente al 100% non pungerà. Possiamo dirvi quelli che di norma, nella maggior parte dei casi se non tutti, non pungono e solitamente per una creazione come una copertina, quelli più utilizzati sono sicuramente il Justin Baby, che è comunque un 100% lana merinos extra fine, da lavorare con uncinetto intorno al 3, presente sia in tinta unita sia sfumato e oltretutto lavorato anche con la torsione corallina. Ciò consente davvero di far sì che tutte le fibre siano perfettamente compatte e ritorte tra di loro, quindi sicuramente potrebbe essere quel filato per eccellenza adatto a copertine, ma anche il Baby K, così come il Baby K Print o anche il Celine, possono essere adatti e ben venga anche il Mark. Però insomma, ecco, ricordate tutte le nozioni di cui vi ho parlato anche prima. La richiesta che più è stata fatta nella scorsa puntata di Tessiland Condivision è: ma quel filato lì in alto, ma quell'altro filato verde, ma quell'altro, quali sono? Come si chiamano? Ebbene, alcuni già li conoscete, vuoi perché c'è l'etichetta, vuoi perché comunque sono qui già dallo scorso anno. Altri invece sono nuovi e quindi capisco che sia un po' più difficile riconoscerli. Bene, eccovi accontentate. Vi mostrerò quelli che sono i filati nuovi in modo tale che possiate capire il nome e anche il colore. Questo che vedete qui è l'Hendrix Badge, messo proprio accanto all'Herman. Qui invece possiamo trovare il Gabriel e il Gloria Ocra, mentre questo è il Mars Cipria. Qui invece abbiamo il Tè Sublime Lux, questo nella variante rame, mentre questa nella variante gialla. Passiamo invece da questo lato, qui abbiamo il Cindy Green, il West Green, l'Harper Foresta, il Super Kate Ginger, il West Parigi, il Master Halloween, che avete adorato e come darvi torto, il Justin Baby Print Tramonto e il Sox Pro Pacifico. Ecco, ce l'avevate richiesto davvero in tantissime, questi sono quelli nuovi, gli altri sono presenti nel nostro catalogo già dall'anno scorso, ma come sapete, se volete avere qualche informazione in più, scrivete o sotto il video oppure ci contattate al servizio di assistenza e verrete accontentati.
L'altra domanda che ci viene posta di frequente, soprattutto in questo periodo, è il filato adatto da utilizzare con la rete, soprattutto per la tecnica a bargello. Per quanto riguarda reti e termoindurenti, come sapete ci sono i video di Andrea della rubrica Come fare, che vi spiega davvero nel dettaglio come utilizzare, quale scegliere, tutto. Per quanto riguarda magari il filo da poter utilizzare soprattutto per tecniche a bargello, o meglio per lavorazioni come questa, nel quale quindi vogliate semplicemente far passare il filo attraverso i fori senza una lavorazione molto particolare, ecco, la domanda è questa: quale filo utilizzare? Dipende, ecco, anche dalla rete. Per questa tipologia di lavorazioni consigliamo sicuramente la rete canvas, che sia quella non preformata, che sia quella classica che trovate o 50x33 o 60x42, oppure le reti, quelle sagomate, che trovate in varie misure proprio sul nostro sito. Il filato da utilizzare per questa tipologia di lavorazioni vanno bene il Tai Sublime, il Tai Sublime Lux, il Tai Lurex, il Super Swan. Sono filati che sicuramente si prestano bene a questa tipologia di lavorazioni. È bene però anche cercare di saperle fare, quindi capire come far passare bene il filo. Sappiate che ovviamente per lavorazioni del genere, utilizzando determinate tipologie di filati, quella leggera parte bianca si noterà sempre. Fondamentale è sicuramente far passare il filato in modo tale che i quattro lati del foro possono essere comunque coperti, quindi se prima lavorate in una certa direzione poi ripassateci sopra passando dalla direzione opposta. In questo modo, diciamo, quasi tutto si coprirà, e anche quelle leggere linee bianche che vedrete comunque sono davvero molto sottili, quindi quasi impercettibili. Altrimenti, se volete qualcosa che possa comunque coprire il tutto in maniera ancora più semplice, filati quali la tagliatella, che è appunto una fettuccia ed è anche molto morbida, vi consentirà davvero di far sì che questa lavorazione possa avvenire in maniera molto più semplice. Leggere permette di acquisire nuove conoscenze e nuove competenze. Molti studi hanno dimostrato che leggere aumenta le nostre capacità cognitive e stimola i nostri pensieri, la nostra creatività e soprattutto la nostra immaginazione. Leggendo un libro su carta si ricordano molti più dettagli. Ed è per tutti questi motivi, e soprattutto in seguito alle tante richieste che ci avete inviato, che Tessiland ha deciso di aprire un'intera sezione, un'intera categoria esclusiva proprio sui libri, creando una vera e propria biblioteca. Potrete infatti, con questi primi 25 libri, accingervi ad un mondo. Per chi già conosce questo mondo, che non è solo quello dell'uncinetto, ma è anche quello della maglia, del ricamo e delle macchine a cucire. E per chi invece vuole accingersi, è sempre stato affascinato, ha sempre visto tanti tutorial, ha sempre pensato quel se avessi un po' di tempo libero frequenterei un corso di cucito o perché no di uncinetto di maglia. È vero, il tempo che abbiamo a disposizione è sempre meno, ma con questi pratici libri, con queste guide, e ne abbiamo davvero di ogni, dall'enciclopedia alle istruzioni, alle immagini, alle guide passo passo, anche per voi principianti sarà possibile poter in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, aprire il vostro libro, leggerlo ed imparare anche voi a stimolare la vostra creatività. I libri sono davvero tantissimi, potrete quindi creare una sorta di biblioteca personale a casa vostra. Pensate quanto sarà bello poi poter scambiare le proprie idee oppure far vedere questi libri con parlandone magari con le vostre amiche davanti a una tazza di tè. Dall'enciclopedia della tecnica di sartoria, guardate, una sorta di agenda, bellissime poi, sono tutti libri che hanno una copertina davvero meravigliosa da poter portare davvero praticamente sempre con sé. Vari libri per gli amigurumi, questi credetemi sono solo alcuni, ce ne sono davvero tantissimi. Questo ad esempio delle piante, oppure questo degli animaletti, così come ci sono anche gli amigurumi magici. Io non ve lo apro, ma vi consiglio vivamente di comprarlo perché sono stupendi. E per le macchine da cucire, signore, ce n'è anche per voi. Ecco qui tutti i segreti della macchina da cucire. Pensate di sapere tutto, ma sono certa che molte informazioni invece le imparerete proprio visionando questo libro. Mandala a uncinetto, ci sono delle immagini, è un intero libro diviso in sezioni nel quale potrete visionare le immagini, gli spunti e poter mettere in pratica quest'arte meravigliosa. E per un periodo così freddo come quello che stiamo vivendo,
Coperte arcobaleno all'uncinetto, un libro nel quale potrete trovare tantissimi moduli da poi poter sviluppare per creare delle coperte coloratissime. E oltretutto vi permette anche di avere la visione delle coperte con due tonalità di colori completamente diverse, quindi darvi una visione di più dell'insieme. Maglie ce n'è anche per voi. 300 trucchi e consigli del mestiere. E per le sarte o per chi neanche sa cucire un bottone, non ci sono problemi. C'è il manuale di sartoria per principianti, un vero e proprio mantra da tenere assolutamente a casa. Infine, per questi, ma come vedete ce ne sono ancora moltissimi altri e ne arriveranno ancora, abbiamo 500 motivi da ricamare. Guardate, tutti questi che vedete qui sono all'interno di questo libro. Potrete ricamarli, che sia su un vestito, che sia su un accessorio da cucina, che sia su una presina, su una tovaglia, su un grembiule. Potrete dedicarvi anche voi al ricamo. E poi parliamo nel profumo dei libri, il gesto di poter sfogliare una pagina. È un'arte meravigliosa che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto nel mondo digitale in cui viviamo oggi. Potrete quindi avere la vostra biblioteca personale direttamente a casa vostra. Come fare? Semplice, andate sul nostro sito www.tessilan.com e vedrete che c'è una categoria dedicata apposta per loro che si chiama editoria, nel quale potrete trovare i PDF scaricabili, le schede, e troverete poi la sottocategoria denominata libri, che già solo a leggerla vi trasmette quella voglia di vissuto, di esperienza, di conoscenza che solo un libro cartaceo come questo può darvi. E poi parliamone, sono arrivati adesso e non è proprio un periodo casuale. Tra poco più di un mese è Natale e quale occasione migliore per regalarvi, farvi regalare o magari regalare a qualcun altro un bel libro. Come vi avevo anticipato, quest'oggi continuerò e concluderò la puntata non da sola, perché insieme a me ci sarà anche Rosy. Buon pomeriggio a tutti. Infatti, come vi avevo anticipato già nella scorsa puntata, in questa parleremo anche di uno degli articoli presenti sul nostro blog Meglio di Maglia, www.meglio-di-maglia.com, un articolo che vi ha riscosso più successo e che quindi vi è piaciuto di più. Esattamente, sono venuta a parlarvi, diciamo, di questo articolo che è piaciuto tanto, che riguarda proprio l'addobbo della casa durante l'autunno. Più che altro si può anche andare oltre, però sono delle idee, sono 10 idee più che altro, mi è piaciuto chiudere in questo articolo e quindi pubblicarlo sul nostro blog. Come è nata poi questa idea, questo articolo, lo spunto? Allora, l'idea nasce sempre, come tu ben sai, ecco, dal mostrare, proporre ai lettori un qualcosa che cerchiamo anche noi, quindi ho detto perché non scrivere appunto qualcosa che piacerebbe leggere anche a me stessa. Difatti così è nato questo articolo, un articolo, un rifugio più che altro, una casa vista come rifugio, visto che comunque quando rientriamo tra lavoro, impegni, appuntamenti, tutto ciò che serve in casa è un po' di relax. Esattamente, brava. E la casa, tanto, insomma, in questo, l'atmosfera ci aiuta tanto. Quindi ho detto, vediamo un po' delle decorazioni, poi piccoline, non ci sarà nulla di esagerato, quindi delle facile, esatto, giusto, che dopo citeremo. E mi sono messa un po' alla ricerca, quindi ho avuto modo di partire, non so, per esempio dalla cucina. Diciamo che la cucina è sempre la stanza che ha più idee, esatto, è quella più vissuta e ci sono delle idee fantastiche. Quindi sono partita dalla tovaglietta, dalle sottopiatto, dalla copritazza, quindi qualsiasi cosa che poteva richiamare la tavola in primis. Poi ci sono anche tante idee come le presine a forma di zucca, a forma di verdura, quindi comunque chi, ecco, non vuole cimentarsi con l'uncinetto o con i ferri può tranquillamente crearle in altro modo, quindi con feltro, panno, lenci, certo. Non c'è per forza l'utilizzo dell'uncinetto. Ho anche dato uno sguardo un po' alle creative e qui nomino Andrea, perché nel Tessilan News della scorsa settimana ho avuto la conferma che l'articolo fosse giusto, perché ha realizzato delle fantastiche zucche con imbottitura, con i fiori di lavanda. Quindi comunque si è cimentato e è stato, appunto, mi è piaciuto tanto seguirlo proprio perché
era una conferma, quindi con pochi accessori e con praticità si può tranquillamente addobbare un angolino, non deve essere ecco tutta la casa a festa, basta un piccolo angolo. Magari regolarsi sulla grandezza in base a dove. Brava, esatto. E una cosa che mi è piaciuta tanto è stato anche un tutorial di Egle Breme che ha pubblicato proprio una zucca all'uncinetto, e ho visto invece su internet le zucche in ciniglia, quindi adesso devo capire come averle, ma le zucche in ciniglia sono fantastiche, quindi le consiglio. Poi Vale, un'altra cosa che mi è piaciuta tanto nelle varie ricerche è la coperta all'uncinetto o ai ferri o in stile granny, insomma, che adesso diciamo, poi grazie ai libri, esatto, che sono avrete arrivati, anche modo di realizzarne, sono quindi, davvero tantissime, esattamente, e di conseguenza una semplice coperta realizzata piegata vicino al caminetto è già quello, è bellissimo, quindi erano delle piccole idee. E l'ultima idea, Vale, che volevo ho anche citato nell'articolo, ma poi successivamente ho avuto la conferma di questo trend più che altro, è la realizzazione, almeno tra i più giovani, delle candele handmade. Quindi comunque, anche se non ha a che fare con l'uncinetto, con i ferri, anche cimentarsi in queste realizzazioni può essere comunque un momento di relax da condividere con gli amici, sì, la famiglia, certo, chi ha i bambini lo può fare, ecco, tutti insieme, e rendere la casa ancora più carina. Poi è passare anche del tempo insieme con le persone, esatto, condividere, che brava, bene, condividere, la condivisione, sì, è serve, importante, è importantissimo. E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Iscrivetevi sui vari canali social, quindi Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, ovunque. Tutti. Esatto. Iscrivetevi su YouTube e attivate la campanella così da essere sempre costantemente aggiornati su tutte le rubriche, tutte le puntate, anche perché oggi, anche per quanto riguarda i libri, ne abbiamo parlato ma in maniera molto, certo, rapida e molto forfettaria, andando comunque sul sito, come vi ho detto, editoria libri, li troverete tutti quanti descritti singolarmente con la propria scheda, e oltretutto c'è anche il news nel quale comunque, seppur rapidamente, vengono tutti visualizzati. Poi l'idea dell'editoria, questa biblioteca fantastica di Tessiland a casa è davvero, ne varrà la pena. Bene, detto ciò, vi do appuntamento alla prossima puntata di Tessiland Condivision, che vi ricordo non essere giovedì prossimo ma tra due giovedì, sempre alle 15, e niente, e io vi saluto. Ciao, ciao.